E tu che ci fai qui? Guardo i cavalli. Non si può? Puoi fare quello che vuoi. Fatti accarezzare, vieni. Che ti succede? Di che parli? Non lo so, ti sento freddo, distante, come se ce l'avessi con me. Te l'ho detto, non so davvero di che parli. Dimmi la verità. Che cosa vuoi che ti dica? È la verità, non ho niente, sul serio. Se c'è qualcuno che dovrebbe sentirsi in colpa è Ariel, non noi. Bianca, mio zio si è già scusato con me. Quindi è meglio non parlare più di questa storia, d'accordo? Sì, ma tu ci stai pensando ancora. Dimmi soltanto una cosa, perché hai preso quel biglietto? Te l'ho già spiegato, stavo sistemando i documenti di Penelope e mi è capitato tra le mani. Bianca, lo sai bene che lui non mi avrebbe mai insultato se tu non l'avessi conservato. Mi stai dicendo che è colpa mia? Ah, sì, certo, certo che è colpa tua. Dovresti fare un po' più di attenzione. L'ultima cosa che voglio è dare problemi a mio zio, credimi. Va bene. Se vuoi che io stia più attenta, starò più attenta. Sì, 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 è quello che voglio. Quindi è meglio se manteniamo le distanze, così evitiamo altri problemi. Ma è impossibile, viviamo sotto lo stesso tetto. Finiscila, è tutto superato, non fissarti. Io non sono fissato. E siccome viviamo sotto lo stesso tetto, ti voglio dire soltanto una cosa. Da ora in poi, per te io non esisto. Per favore, Bianca, ti prego di stare lontana da me.